Novità in farmacia, arrivano gli scontrini personalizzati e intanto anche in Veneto è battaglia sulla fascia C. Gentili telespettatori, buonasera, seconda edizione del telegiornale del Veneto. Dal 1 luglio cambia la normativa sugli scontrini rilasciati dalle farmacie. Dovranno infatti riportare il codice fiscale del cliente per evitare abusi. Intanto i farmacisti esprimono malumore sul caso dei farmaci di fascia C. Novità in farmacia, da orari più elastici allo scontrino parlante, che elenca farmaci e altri prodotti comprati in farmacia. Lo è fatto per tutelare l'Agenzia delle Entrate, perché sennò uno potrebbe scaricare il biberon, le scarpe, le pappe, i cosmetici che sono considerati non attinenti alle cure mediche. Noi italiani spendiamo circa 210 euro l'anno per le medicine a persona. I tedeschi 290, gli inglesi 234, i francesi 309 euro l'anno. Però da noi anche i farmaci di fascia C fra poco potranno essere venduti dalle parafarmacie. Si tratta di ansiolitici, antidepressivi, pillole del giorno dopo e quant'altro. Succede che tempo fa hanno aperto le cosiddette parafarmacie o angoli della salute, dando una parte dei fatturati, diciamo, della farmacia, i cosiddetti farmaci da banco, dove non serviva la prescrizione medica, verso questi esercizi. Ora vogliono praticamente dare fuori dal nostro commercio anche i farmaci, quelli che hanno bisogno di prescrizione medica, i cosiddetti farmaci di fascia C. Noi vorremmo che il governo e tutti i governi locali, nazionali, eccetera, ci dicessero se vogliono aprire più farmacie o meno farmacie, ma non fare la politica del carciofo, di sfogliare giorno dopo giorno un'attività che è ben organizzata, che dà un servizio buono ed è anche, svolge tutti i suoi compiti sociali in modo egregio, credo. È tutto per questa seconda edizione, grazie per il cortese ascolto, ci vediamo intorno alle 23:15, buona serata.